Ciao! In questa lezione parliamo dell'ascesa politica di Pompeo e della sua spedizione contro i pirati della Cilicia. Cominciamo! Ciao e bentornati su Fuori Classe! Io sono Irene, insegno latino e discipline letterarie al Liceo di Roma e Fuori Classe è nato per condividere video lezioni e materiali didattici con gli studenti e con gli insegnanti in questo periodo di chiusura delle scuole a causa del coronavirus. Se vuoi sostenere questo progetto, ricordati di iscriverti a Fuori Classe! Nella scorsa lezione abbiamo parlato della politica di Silla, delle sue liste di proscrizione e della rivolta servile guidata da Spartaco. Per chi l'avesse persa, lascerò il collegamento qui in basso nella descrizione sotto a questo video e qui in alto nelle informazioni. Accanto alla figura di Crasso, astro nascente della politica romana, si andava affermando quella di Gneo Pompeo, il quale si era distinto nel corso della guerra civile e aveva addirittura meritato l'epiteto di Magnus il Grande da parte di Silla per i suoi meriti. Inoltre, aveva intercettato e annientato una schiera di ribelli reduci dalla rivolta servile e aveva vantato questi meriti per farsi eleggere nel 70 console proprio insieme a Crasso. Successivamente, nonostante inizialmente la sua carriera politica e militare fosse stata legata proprio a Silla, decide con Crasso di abrogare la maggior parte dei provvedimenti sillani, in particolare di restituire il potere ai tribuni della plebe e di restituire almeno in parte i tribunali ai cavalieri, con l'obiettivo di accattivarsi il favore della plebe da un lato, ma anche di tutti quei nobili che ormai stanchi della guerra civile volevano rasserenare il clima. La fama di Pompeo si impose ben presto e prevalse su quella di Crasso, in particolare grazie a due importanti imprese militari. La prima si rese necessaria perché gruppi di pirati che si erano insediati lungo le coste della Cilicia, in Asia Minore, infestavano ormai da tempo le rotte del Mediterraneo, impedendo e danneggiando i traffici commerciali romani e approfittando naturalmente del fatto che la Repubblica era impegnatissima dapprima nella guerra sociale e successivamente nella guerra civile. Di conseguenza, Pompeo fu dotato di un esercito potentissimo e di un potere straordinario per 3 anni, con lo scopo di pacificare i mari e sconfiggere i pirati. Grazie a questa forza militare enorme, costituita da 500 navi e da oltre 100.000 soldati, in pochi mesi Pompeo riesce a debellare la pirateria e a occupare la Cilicia, e in virtù di questi meriti gli viene assegnato anche il comando di una nuova guerra contro il re del Ponto, Mitridate, il quale aveva ripreso le sue mire espansionistiche. Con grande facilità, Pompeo riconquistò i territori occupati da Mitridate, cioè Ponto, Bitinia e Cappadocia. Ma non si fermò qui, anzi si inoltrò fino in Armenia, il cui re si dichiarò vassallo di Roma, e da lì si spinse in Siria, che conquistò ponendo fine al regno seleucidico. Dopodiché passò in Giudea, espugnò Gerusalemme e rese la Giudea uno stato vassallo di Roma. Cosa si intende per stato vassallo? Si intende uno stato che, pur godendo di autonomia formale, sostanzialmente è subordinato ad uno stato più potente. Una volta compiute queste importantissime conquiste, Pompeo si dedicò alla sistemazione dell'Oriente, istituì nuove province, strinse alleanze con vari regni locali con lo scopo di proteggere le frontiere romane e inoltre ridusse diversi regni a stati vassalli di Roma. Grazie a questa operazione, l'Oriente godette per un lungo periodo di pace e stabilità e al contempo nuovi territori si aprirono per gli affaristi romani. Il dominio di Roma a questo punto si era spinto fino all'Eufrate, ma al di là dell'Eufrate si estendeva il potente regno dei Parti. Per il momento vi saluto qui, vi do appuntamento alla prossima lezione, nella quale studieremo insieme la congiura di Catilina, e vi lascio con alcuni riferimenti bibliografici e sitografici. Vi ringrazio per l'attenzione, se avete domande scrivetele pure nei commenti e se questa lezione vi è stata utile ricordatevi di mettere mi piace, ma soprattutto di iscrivervi a Fuori Classe cliccando sul simbolo della campanella per attivare le notifiche. Grazie e a presto!